Buongiorno, allora eccoci qua, ci sono tantissime promozioni in corso, alcune che scadono prima, altre che scadono dopo, come sempre vi parlo di quelle che scadono prima e un piccolo consiglio, siccome sono prodotti che comunque già conosciamo, se volete delle informazioni dettagliate, io ho fatto dei video proprio specifici su questi prodotti, vi basta andare nel mio canale. Anzi, vi basta andare su YouTube, scrivere il nome del prodotto e vi escono tutti i video che io ho fatto su quel prodotto, così è tutto più facile. Allora, il primo prodotto di cui vi voglio parlare è un prodotto proprio ideale per questo periodo e sto parlando del nostro stampo ghiaccio. Sapete che è veramente fantastico perché ha il coperchio, a differenza di tanti altri stampi che non ce l'hanno, e il ghiaccio cosa succede? Va a prendere il sapore del freezer e a volte si sporca anche con il prezzemolo. Questo ha il coperchio. Allora, innanzitutto, come vedete all'interno, gli alveoli sono tutti collegati uno con l'altro. Sotto sono in silicone, vedete che sono proprio dei bottoncini. Prima raccomandazione, quando lo riempite, assicuratevi che i bottoncini siano tutti esterni, perché se lo riempite col bottoncino interno, poi fate fatica a far uscire il cubetto di ghiaccio. La comodità è che se vi serve un cubetto ne tirate fuori uno, non è come quelli che c'erano prima che bisognava sbatterlo contro il tavolo per poter togliere un cubetto di ghiaccio, invece poi uscivano tutti, ne basta uno. E come vedete ha i piedini, quindi si mette perfettamente in piano il coperchio e adesso vi spiego come riempirlo perché non tutti lo sanno. Allora, il coperchio va aperto in questo modo, vedete a sportellino. Sul coperchio, sia da un lato che dall'altro, io non so, ecco qua, vi indica il livello massimo perché voi chiudete il vostro stampo, aspettate che abbasso un pochino così vi faccio vedere, chiudete il vostro stampo, aprite lo sportellino e in questa posizione andate a riempirlo. Quando l'acqua arriva al livello, lo raddrizzate e lo chiudete. In questo modo l'acqua si distribuisce uniformemente in tutti gli alveoli perché, come avete visto, sono tutti collegati. Questo perché? Perché se mettete troppa acqua, come vi dico sempre, l'alimento quando si congela aumenta di volume. In questo caso l'acqua aumenterebbe di volume e rischiate proprio che vi si toglie il coperchio. Niente, detto questo, sconsiglio di metterlo in lavastoviglie proprio perché sotto è in silicone e poi è comodissimo per fare tantissime cose, a parte ovviamente i cubetti di ghiaccio. Tante persone, per esempio, lo utilizzano per fare dei cubetti di carote tritate, aglio tritato, cipolla tritata, sedano tritato, delle monoporzioni di pesto. Sta uscendo il caffè, scusate un attimo che lo spengo. Eccomi qua, dicevamo, lo utilizzano appunto per fare queste piccole porzioni, poi una volta congelate le potete togliere da qua e mettere in un pinguino più grande. Ovviamente se lo utilizzate per aglio o cipolla, capite bene che poi farci cubetti di ghiaccio non è il massimo, quindi il mio consiglio è tenerne uno per questi utilizzi e uno solo per i cubetti di ghiaccio. Potete fare anche dei cubetti di caffè, di limonata, di aranciata, di spremuta d'arancia, non aranciata perché non va bene. E per cui ecco, è veramente un prodotto versatile ed è in promozione nel colore viola, ad un piccolissimo prezzo, quindi è proprio il momento di prenderne un paio e vedrete che poi non ne farete più o meno. Ovviamente i prezzi poi li vedete nei volantini che vi allego alla fine del video. Altro prodotto che vi consiglio tantissimo è la nostra super marinata. Anche di questa ve ne ho parlato tantissime volte, è comodissima per marinare carne, pesce, pollo, verdure. Può andare in freezer perché il coperchio è dello stesso materiale del freezer. Queste puntellature servono proprio a massaggiare la carne e a far penetrare all'interno tutta la nostra marinatura. E ha una chiusura ermetica, quindi anche quando sapete che quando si fanno marinare le cose, ogni tot vanno capovolte proprio per far sì che si marinino sia da una parte che dall'altra. Questo è grazie alla chiusura ermetica, vi consente di poterle capovolgere più e più volte. Io questo lo uso veramente tanto, lo uso anche quando faccio la pizza in casa, quella rettangolare, magari mi avanza qualche trancio, lo metto dentro qua e lo ripongo in frigorifero. Vi ho fatto anche dei video dove metto lo zucchero e faccio rotolare le frittelle. Comunque è un prodotto che vi consiglio vivamente. Altro prodotto che straconsiglio, aspettate che lo prendo perché ho il tavolo pieno di prodotti, eccola qua, è la nostra bellissima ciotola da 7 litri e mezzo, quella in promozione rosa, io ce l'ho gialla.
fantastica per lievitare. Sapete che le nostre ciotole, questa linea è fantastica come la linea premium che c'è in catalogo per lievitare. Ha questo pratico anello molto comodo per impugnarla, sigillo ermetico. Lei è una ciotola, quindi potete utilizzarla visto che è bella grande. Adesso poi con la bella stagione per la pasta fredda, il riso freddo, insalatone, macedonia, la sangria, per le grigliate, per fare veramente quello che volete. Potete utilizzarla per conservare grandi quantità, per esempio, di farina. Potete utilizzarla veramente in tantissimi modi. Vai in lavastoviglie tranquillamente e anche lei è in promozione. Così come è in promozione, la ciotola della linea tavola. A differenza di questa, la linea tavola è in policarbonato. Io adesso ho quella da 6 litri, quella in promozione, quella un po' più piccola, ma è uguale, identica. Policarbonato, quindi qua volendo ci potreste mettere anche il minestrone, per capirci. Anche questa ermetica, versatile, ci potete mettere, la potete utilizzare in frigo, in dispensa, per il trasporto. Ognuno poi ha le sue preferenze. E ci sono anche altre linee di ciotoli in promozione che però non ho da farvi vedere. Sapete che quando non ho un prodotto da farvi vedere non ne parlo, ma siccome li conosco, se volete delle informazioni potete chiedermi tranquillamente. Tutte queste promozioni scadono il 1° di agosto, salvo esaurimento scorte. Quindi, se c'è qualcosa tra questi prodotti che vi interessa, contattate immediatamente la vostra consulente di fiducia o me, se vi piace l'idea, e ordinatele subito. Io vi ricordo sempre, diventando clienti privilegiate, su questi prodotti che sono già scontati, voi avrete un ulteriore sconto del 10%. Come fare per diventare cliente privilegiata o incaricata? L'ho spiegato tante volte, ma se volete informazioni non dovete fare altro che chiedere. Io intanto vi saluto, ma torno perché ho tantissime altre promozioni da farvi vedere. Ciao!